Benvenute e benvenuti a Woman Pride, parata dell'orgoglio femminile di Donna Reporter. 20 interviste a donne che con il loro lavoro hanno contribuito a incrinare il muro di silenzio che circonda la condizione delle donne, ingiustizia sociale, criminalità organizzata e conflitti dimenticati. Oggi con noi abbiamo Emanuela Zuccalà, che ringrazio. Grazie, grazie a te Fiorella dell'invito. Giornalista, scrittrice, documentarista e femminista. Ha scritto 9 libri, di cui ricordo Donne che vorresti conoscere e La guerra delle donne nel 2021. Dopo una lunga carriera come inviata di Io Donna, oggi dedica il suo lavoro a progetti multimediali, indipendenti e a campagne di sensibilizzazione sui diritti delle donne. Con il progetto multimediale Uncut ha denunciato la pratica delle mutilazioni genitali femminili ed è stato pubblicato e proiettato in 16 paesi, oltre al Parlamento europeo e alle Nazioni Unite. Ha vinto 19 premi giornalistici e cinematografici. Emanuela, veniamo alla prima domanda. Tu hai scritto 9 libri, però vorrei partire dal tuo ultimo, che si intitola Le guerre delle donne. Perché questo titolo? A cosa ti riferisci? Ma sì, in realtà doveva essere banalmente, dico io, ma nelle storie non c'è niente di banale, ma doveva essere una seconda edizione di Donne che vorresti conoscere, che è un libro che io ho scritto nel 2014. Poi dal 2014 in poi è successo che ho lavorato, non lo so, 10 volte tanto rispetto a quanto avessi fatto negli anni precedenti, e questo significa aver raccolto, aver incontrato tante altre donne, aver raccolto tante altre storie. Quindi volevo un po' rinnovare quel libro del 2014 che mi aveva dato tanto in termini di ricerca, ma anche di successo, fra virgolette. Cioè era un libro che era piaciuto, che aveva girato molto, che mi aveva dato l'opportunità appunto anche di fare nuove esperienze, nuovi incontri che avevano portato a nuove storie. E quindi il titolo doveva essere Donne che vorresti conoscere. Poi l'editore mi ha detto no, dobbiamo cambiarlo, perché le storie alla fine sono state tutte diverse, perché ne avevo veramente molte. E, poiché molte di queste storie parlano sempre di tematiche femminili o di storie di singole donne in contesti, diciamo, di guerra, soprattutto di campi profughi, non so, c'è un capitolo che riguarda la crisi del Mali del 2013. Io andai in Mauritania, in un grandissimo campo profughi che all'epoca scoppiava, dei rifugiati dal Mali, e poi si parla per esempio di, adesso guardo qua l'indice, ma ci sono tante storie che parlano di conflitti bellici o post bellici, di come le guerre hanno influito sulla vita delle donne, sulla parità di genere in termini di diritti conquistati con le unghie e con i denti e poi sospesi perché era scoppiata una guerra, no? C'è per esempio, ci sono le schiave di Boko Haram. Io sono andata in Nigeria nel 2018 e ho intervistato delle ragazze che appunto erano state nelle mani di questo gruppo terroristico che è ancora imperversa nel nord-est della Nigeria. C'è un capitolo a cui sono molto affezionata, che parla dell'Algeria e degli stupri di guerra che avvennero durante il terrorismo degli anni 90. Ci sono gli stupri di guerra nella Repubblica Democratica del Congo. Quindi c'erano tante storie che letteralmente ci sono tante storie che letteralmente parlano di guerre, e poi quelle che non parlano di guerre, di guerre in senso letterale, in realtà sono battaglie, perché sono donne che combattono, che hanno dovuto combattere per l'affermazione dei loro diritti in contesti non bellici, ma comunque molto faticosi, insomma. E quindi la parola guerra, per quanto orrenda, insomma, perché evoca veramente degli scenari terribili, poi soprattutto oggi, no, che abbiamo la guerra in Ucraina alle porte, ma è solo l'ultima di tante guerre degli ultimi anni, più lontane da noi ma altrettanto terribili. Insomma, la parola guerra mi sembrava molto, molto adeguata anche così per esprimere effettivamente uno status di belligeranza che le donne hanno in maniera permanente, no? Per l'affermazione dei loro diritti anche nei nostri paesi così pacifici, così democratici, ma insomma anche noi la parità di genere non ce l'abbiamo, è veramente una battaglia quotidiana.
Mi ha colpito che tu ti definisca femminista, perché fino a poco tempo fa era una parola che non andava di moda. Sì, è vero, è una parola che in tanti contesti sta antipatica, perché insomma è pregna di, non lo so, di ricordi, di cose, di esperienze che non a tutti piacciono, però a me sembra giusta, mi sembra giustissima, poi ognuno lo può colorare come vuole, ma stare dalla parte delle donne, ecco, non è che voglia dire altro, secondo me. Sì, questo si capisce infatti perché hai un interesse preciso, hai delineato il tuo campo e quindi a quello ti dedichi. E volevo invece tornare al tuo documentario Uncut. Le ricerche si sono svolte in tre paesi dell'Africa, l'Etiopia, Somaliland e il Kenya. È un progetto multimediale che hai realizzato grazie ad una grant della European Journalism Center nel 2015. Abbiamo detto che ha avuto molta fortuna, ha vinto 19 premi. Tratta delle mutilazioni genitali femminili. Questa pratica vuole sottolineare la disuguaglianza tra uomo e donna e anche l'ossessione universale degli uomini per il controllo della sessualità femminile. È stata denunciata nel mondo femminista da decenni, dagli anni 90. Che cosa è cambiato? Sì, beh, per fortuna è cambiato molto, ma non è dagli anni 90. In Africa è dagli anni 20 che le donne combattono contro questo. Poi a noi chiaramente le notizie non arrivano perché sull'Africa non arrivano le notizie, diciamo, di politica, più insomma, di politica o di economia, figuriamoci se ci arrivano le notizie che riguardano le donne, però effettivamente siamo, cioè, in Egitto, per esempio, hanno cominciato. L'Egitto è una, diciamo, è forse l'unico, sì, è l'unico paese dell'Africa cosiddetta bianca, dell'Africa del Nord, dove le mutilazioni genitali femminili sono diffusissime, cioè superano l'80%, e le donne hanno cominciato, i movimenti femminili e femministi hanno cominciato negli anni 20 del Novecento a denunciare, in Sudan di cui sentiamo parlare proprio in questi giorni per gli scontri fra il governo e i ribelli, insomma, un paese che non trova pace. Già studiose, dottoresse, scrivevano dichiarazioni già dagli anni 30 e 40. Il Senegal è uno dei primi paesi che. Adesso vado in ordine sparso, ma comunque diciamo che è da tantissimo tempo che le donne africane in prima persona denunciano questa pratica. È cambiato innanzitutto dal punto di vista legislativo, perché oggi quasi tutti i paesi africani, tranne 5, adesso ritorno su questo punto perché è molto importante per capire la diffusione e quanto è radicato questo fenomeno delle mutilazioni genitali femminili. Oggi quasi tutti i paesi africani hanno una legge che criminalizza le mutilazioni genitali femminili, come è giusto che sia. Ovviamente è fuori legge anche da noi in Europa, poi ci sono paesi che non hanno una legge ad hoc, ma insomma rientra nelle lesioni gravissime. Ricordo a chi ci segue, insomma, che la mutilazione genitale femminile è il taglio dei genitali esterni della donna, quindi o del clitoride o del clitoride delle piccole labbra, o addirittura nella sua forma più cruenta, cruenta perché poi ha delle conseguenze sanitarie. Adesso lasciamo perdere quelle psicologiche, sessuali che potete immaginare senza il mio aiuto, ma poi c'è la cosiddetta infibulazione, che consiste nel taglio e nel cucito, cioè nel cucire la vulva, lasciando solo un piccolo foro per mestruazioni e urine, e questo provoca delle conseguenze sanitarie disastrose. Tanto è vero che nei paesi con il più alto tasso di infibulazione, come la Somalia, per esempio, che ha un tasso altissimo, quasi il 100% delle donne ha subito questa pratica, anche la mortalità al parto si impenna perché chiaramente è un problema, no? Avere figli con questo tipo di organo così maltrattato e torturato. Quindi da noi abbiamo delle leggi che le equiparano alle lesioni personali, in Africa hanno proprio tante leggi ad hoc. Rimangono solo, ha iniziato addirittura la Guinea Conakry negli anni 60. L'ultima legge, proprio quella del Sudan, fu durante la pandemia, se non mi sbaglio, dal 2020, un paese dove
la tradizione della mutilazione genitale femminile è molto radicata, quindi è stato molto sorprendente l'applicazione, cioè la promulgazione di questa legge che invece la criminalizza. Rimangono 5 paesi in cui invece è perfettamente legale, sono Sierra Leone, Liberia, Chad, Somalia, l'abbiamo già citata, e il Mali. In questi paesi purtroppo, nonostante le donne continuino con i loro movimenti femminili e femministi a combatterle, la legge non c'è. È chiaro che una legge non basta, cioè io partecipo a tanti dibattiti anche a livello internazionale, c'è sempre qualcuno che giustamente salta su a dire sì, ma tu parli tanto della legge, ma poi la legge c'è, ma nelle campagne del Kenya, cioè prendiamo il Kenya per esempio, visto che anche questo l'abbiamo citato, il Kenya è uno dei campioni africani nella lotta contro le mutilazioni genitali femminili, era una pratica molto diffusa, adesso è più o meno al 20% dopo tanti anni di battaglie femminili e femministe, e il Kenya ha addirittura 2 leggi. In Kenya va in carcere non solo chi pratica la mutilazione genitale, ma anche chi la promuove, quindi non so, la madre che porta la figlia dalla tagliatrice o le donne del villaggio che fomentano la madre a portare la figlia dalla tagliatrice, quindi sono norme molto importanti, c'è un team di procuratori che indaga, cerca di indagare a tappeto in tutto il paese, anche nelle zone rurali più remote, c'è una commissione governativa. Però in Kenya, per esempio, fra le popolazioni Masai, che vivono in aree appunto remote, che significa veramente macinare tante ore di jeep per andare nei loro villaggi, sono una popolazione seminomade, pastorale, e qui invece il 73% delle donne ancora la subisce, quindi certe popolazioni se ne fregano della legge, però è molto importante che uno Stato prenda posizione, cioè voglio dire, i movimenti femminili hanno fatto sì che la maggior parte degli Stati africani prendessero delle posizioni chiare e nette contro questo fenomeno. Il protocollo di Maputo, che è diciamo la convenzione delle donne africane per i loro diritti, che appunto è stata approvata dall'Unione Africana, che è un po' la magna carta dei diritti delle donne africane, condanna la mutilazione genitale femminile. Quindi diciamo che i passi avanti sono stati fatti. Poi l'Africa, sai, non voglio generalizzare, ma è fatta di campagne, è fatta di strade dissestate, il che significa che veramente nel villaggio remoto dell'Uganda, in Karamoja, cioè, come fa ad arrivare l'informazione che c'è una legge, come fai ad andare a fare delle campagne di sensibilizzazione? È tutto molto difficile per delle ragioni spesso banali come lo stato terribile, sì, le strade per esempio, ecco, le strade. Mentre parlavi mi è venuto, ho fatto una connessione, dicevi che in Kenya sono riusciti a debellarlo ed è solamente al 20% come pratica, forse è anche influito il fatto che in Kenya la presenza dei bianchi è sempre stata abbastanza consistente fin da più di 100 anni. Può essere che abbia anche questo forse influito? Ma no, questo non credo, nel senso che le organizzazioni internazionali, le agenzie dell'ONU e le organizzazioni internazionali hanno sicuramente sostenuto i movimenti femminili e femministi africani, hanno sicuramente sostenuto delle campagne, hanno sicuramente il merito di aver avviato dei programmi di empowerment femminile proprio in queste regioni dove è difficile arrivare, no? Io stessa sono andata a vedere e a raccontare i programmi di tante ONG internazionali che veramente arrivano in posti dove, cioè non so, in Etiopia, in un posto dove veramente da Addis Abeba devi fare 15 ore di jeep e c'è una sola guest house dove dormire, non c'è l'acqua, insomma, come dire, l'Africa è fatta tante di queste realtà, insomma, ormai noi che lavoriamo lì siamo abituate, però ti fa vedere proprio com'è difficile arrivare alla gente. E però poi le organizzazioni di base africane, le associazioni di donne, poi hanno cominciato a camminare con le loro stesse gambe, per cui sono veramente loro le prime, io ho visto le prime
a cercare di cambiare il loro destino, insomma, a prenderlo in mano. Io ho visto, per esempio, in alcuni villaggi Masai delle associazioni di donne agguerritissime contro questa pratica, che avevano, insomma, erano riuscite a convincere le tagliatrici a cambiare mestiere, no? Che è una cosa molto difficile, e per cui, insomma, la presenza, chiamiamola bianca, ma preferisco dire europea, americana, occidentale, certo ha aiutato perché siamo noi che abbiamo più soldi rispetto, più denaro rispetto alle organizzazioni africane, quindi abbiamo più possibilità, no, di avviare dei programmi di empowerment e di sensibilizzazione, però poi le donne africane hanno fatto veramente tanto. Mi viene in mente la Liberia, io ho lavorato con delle femministe splendide, lì la situazione è molto difficile perché la mutilazione genitale è un argomento tabù, ma mi sembra che ne parleremo, no, nel corso di questa conversazione. Infatti, volevo parlare del tuo documentario La scuola nella foresta, che è ambientato in Liberia, e all'inizio è anche molto crudo, almeno per me è stato anche un po' difficile superare i primi 5 minuti. Però mi ha molto stupito il fatto che in Liberia le mutilazioni sono permesse dal governo. E mi è sembrato strano, visto che la Liberia è stata la prima nazione africana ad avere una presidente donna, Ellen Johnson Sirleaf, che è stata al potere dal 2005 al 2018, un periodo anche abbastanza lungo, 13 anni, ed è stata anche insignita del premio Nobel nel 2011. Non trovi una contraddizione? Sì, infatti è un paradosso assoluto. Ora, vorrei subito assolvere, anche se non ne ha bisogno, Ellen Johnson Sirleaf, perché lei in realtà ha cercato di andare avanti e di promuovere una legge. Ecco, la Liberia, ricordiamolo, è uno di quei 5 paesi, no, dove appunto sì, la mutilazione genitale femminile è assolutamente legale, ma è addirittura supportata dal governo, il che è un'assurdità gigantesca. In Liberia, così come in Sierra Leone, sono molto diffuse queste società segrete di donne da una parte e di uomini dall'altra, che sono un po' come delle sette. Però non dovete immaginarvi delle cose, come dire, clandestine, cioè sì, sono clandestine nel senso che si riuniscono in posti della foresta dove i non adepti non possono entrare, non possono avere nessun accesso. Però queste società segrete proprio permeano il tessuto sociale della Liberia, cioè nelle campagne della Liberia, e la Liberia è tutta campagna tranne la capitale Monrovia, così come la Sierra Leone è tutta campagna tranne la capitale Freetown, nelle campagne della Liberia, se la famiglia non manda la bambina nella società segreta Sande, che è quella delle donne, poi la bambina non troverà marito, cioè è una sorta di prestigio sociale iniziare le proprie figlie e i propri figli poi nel corrispettivo di società segreta maschile a questo tipo di setta. Ora, che cosa sono queste società segrete con le loro scuole nella foresta? Da qui il titolo del mio documentario. Le scuole nella foresta, che sono letteralmente, io le ho viste anche senza poterci entrare perché non sono un'adepta, ma sono letteralmente dei recinti molto grandi in mezzo alla foresta, ma in mezzo alla foresta nel senso vero del termine, anche lì ore e ore e ore di jeep dal primo villaggio, quindi in posti veramente inaccessibili, dei recinti di foglie di palma molto alti, dove le bambine di ogni età, perché a volte i genitori le portano a 3 anni, a volte a 5, a volte a 12, a volte a 18, le bambine vestite di stracci colorati a seconda dello status che hanno, e nel mio documentario si vedono vestite di bianco quando si diplomano, fra virgolette, vestite di blu quando invece stanno lì dentro, anche vestite di verde. Le bambine passano un periodo da 3 mesi a 3 anni, dove delle signore, delle grandi sacerdotesse di queste società che si chiamano Zoe, insegnano loro sostanzialmente a diventare delle brave mogli e delle brave madri. Quindi a come pulire la casa, come curare il bambino, come fare poi le danze, i canti tradizionali. E queste bambine vengono tolte dalle scuole regolari, per cui rimangono completamente analfabete. Quando escono da queste scuole nella foresta, sono ritenute pronte per essere sposate, anche se hanno 8 anni, per esempio. E il rito di iniziazione a queste scuole nella foresta è appunto la mutilazione genitale femminile, il taglio del clitoride.
Poiché queste società segrete permeano veramente la società liberiana, tutto ciò che le circonda, che le riguarda, compresa la mutilazione genitale femminile, è considerato intoccabile. Quindi tutti i presidenti che in qualche modo hanno detto ma forse dovremmo fare una legge contro le mutilazioni genitali femminili sono stati zittiti. Ellen Johnson Sirleaf, che è stata la prima donna presidente nel continente africano, quindi veramente un primato assoluto, eletta per due mandati, quindi molto forte politicamente, lei è riuscita, insomma, ha ottenuto un risultato che poteva essere interessante, ma alla fine si è rivelato vano, cioè a sospendere le mutilazioni genitali femminili per un anno. Quindi per un anno sono state vietate. La sua speranza era quella di dire in quest'anno non verranno eseguite, e poi poco a poco le comunità rurali si accorgeranno che non facendo la mutilazione genitale le ragazze insomma saranno più in salute, quindi diciamo sarà tutto più si renderanno conto che la ragazza che poi va nella scuola regolare, si diploma, impara a fare qualche cosa, poi porta più benefici alla comunità. Purtroppo questo discorso che è valso in tutta l'Africa, perché in tutta l'Africa si sono resi conto che appunto le ragazze in salute, detto molto banalmente, poi fanno bene alla comunità intera, no? E non solo a loro stesse, e da qui poi è partito l'abbandono da questa pratica, invece in Liberia non ha purtroppo funzionato, e infatti attualmente poi una ministra per il genere molto agguerrita, che adesso non ricordo come si chiama, ma è molto molto agguerrita contro le mutilazioni genitali, adesso proprio in questo periodo ha ottenuto una messa al bando delle mutilazioni genitali femminili per 3 anni, sempre con questa speranza. Però non solo le mie fonti là, ma sono usciti anche degli articoli di giornali liberiani che dicono sì, sono state messe al bando, ma in realtà le eseguono ancora, quindi è veramente qualcosa di molto molto forte in quella società. Una cosa che mi è piaciuto del tuo documentario, Le scuole nella foresta, è proprio che fai vedere chiaramente l'intreccio della complicità che c'è tra le donne anziane che praticano le mutilazioni, il grande prestigio che loro traggono dalle scuole e come usino questo prestigio le scuole stesse per, come feudo di potere personale, e lo usino poi con i grandi o le altre persone nella comunità che si scambiano servizi. E anche il fatto che queste scuole siano circondate dal segreto e anche da tutta una mitologia che serve a rinforzare, anche perché altrimenti non si spiegherebbe come una pratica così dolorosa persista, però perché persista ha bisogno di essere sostenuta anche da leggende, miti, non trovi? Sì, assolutamente. La mutilazione genitale femminile, come tutte le faccende africane, io sto generalizzando perché, vabbè, la pratica è quella di cui abbiamo parlato all'inizio, però poi ricordiamoci che l'Africa ha oltre 3.000 gruppi etnico-linguistici e quindi ognuno con le sue tradizioni, con i suoi miti, le sue leggende, per cui anche la mutilazione genitale assume dei significati differenti in tutte queste culture. Diciamo che in generale è un rito di nelle società pastorali, seminomadi, come appunto abbiamo citato i Masai, ma ce ne sono tante altre. Io ho lavorato con i Pokot sempre in Kenya, ma sono anche in Uganda, ma poi ci sono i Samburu, insomma ce ne sono tanti, i Sabini. In queste società la mutilazione genitale è considerato un rito di passaggio, no? Tante società africane danno grandissima importanza, cioè suddividono la società per età. Ci sono gli anziani, ci sono i giovani ed sono importantissimi questi riti di passaggio dall'infanzia all'età adulta, che per i maschi spesso è una circoncisione, però ricordiamo che la circoncisione non è l'amputazione di un organo come può essere il clitoride, no? È un'altra cosa, insomma, riguarda comunque la pelle, non si toglie via un organo come invece avviene per la cosiddetta circoncisione femminile, perché loro la chiamano così, circoncisione femminile. Quindi in queste società è un rito di passaggio per la donna dall'infanzia all'età adulta, tanto che se la donna non è stata
circoncisa, è considerata una bambina a vita. I Pokot in Kenya mi raccontavano che appunto una donna, anche se ha 40 anni, 50, è considerata una bambina e non può svolgere i compiti tradizionalmente femminili, fra cui anche mungere la mucca, e quindi è un po' inutile, no? E nessuno la sposerà, eccetera, eccetera. In tante altre società mi viene in mente la Somalia. Io ho lavorato nel nord, in Somaliland, questo paese che si è autodichiarato indipendente ma che nessuno riconosce, ma ha il vantaggio di non avere la guerra che invece imperversa nella Somalia, nella ex Somalia italiana, e Somaliland è l'ex Somalia britannica. E siccome comunque in Somalia la società è divisa per clan, il clan Ifar del Somaliland pratica la forma più cruenta di mutilazione genitale femminile, perché la cucitura di cui parlavamo prima è strettissima, tanto che l'organo femminile diventa una specie di, come dire, un liscio, ecco, una cosa, una parete scura. Sì, e lì la mutilazione genitale femminile è una sorta di sigillo di verginità, di castità, che la donna deve avere per potersi sposare. È importante anche il rito della prima notte di nozze, perché è il marito che deve rompere questa cucitura, e poi la donna viene ricucita dopo ogni parto, per cui immaginate, cioè, che vita tremenda, che infezioni. Poi ci sono sì tanti miti. Adesso mi sembra per alcune popolazioni del Ghana il clitoride è uno spirito maligno, quindi va estirpato, va buttato via. Oppure, vabbè, questo è molto diffuso in tante popolazioni, il clitoride è un residuo di maschile nel corpo femminile, quindi va estirpato. Poi, per esempio, c'era una credenza molto, c'è ancora una credenza molto folcloristica per alcune popolazioni della Tanzania, c'è una malattia che si chiama Lawa Lawa, che è un'infezione vaginale urinaria in realtà molto facilmente curabile, ma viene considerata una maledizione degli antenati e si crede che l'unica cura sia la mutilazione genitale femminile. Insomma, ce ne sono tanti di questi miti e leggende, però ecco, ricordiamolo sempre, la ragione che sta alla base della diffusione di questa tradizione è il patriarcato, è l'ossessione per il controllo del corpo femminile, è la negazione del piacere sessuale alla donna, perché si crede che negando il piacere sessuale sarà una moglie fedele, e quindi non andrà con gli altri uomini né prima né dopo il matrimonio. Quindi è una, per quello che mi ha interessato molto questo tema, perché è proprio la forma forse più cruenta, no? È la forma più cruenta, sì, diciamolo, del tentativo maschile di controllare il corpo femminile. E tanto è vero che i programmi contro questa pratica, cioè dove le popolazioni sono uscite, insomma non la praticano più, gli uomini sono stati protagonisti, perché appunto mi vengono in mente sempre i Masai in Kenya, i Pokot. Io ho incontrato tanti gruppi di giovani uomini che hanno detto sì sì, ci siamo resi conto che le donne che non subiscono questa pratica sono più in salute, sono più, insomma, stanno meglio, quindi anche noi siamo più felici. Adesso ve la dico in maniera molto semplice, ma poi alla fine i cambiamenti, no, passano anche per questi concetti semplici. E quindi gli uomini sono sicuramente anche loro dei protagonisti del cambiamento, laddove sono degli uomini dalla parte delle donne, ecco. Certo. Manuela, tu hai viaggiato molto e infatti anche i tuoi ritratti di donne spaziano nel mondo. Però mi sembra che l'Africa sia il continente più presente, quello a cui sei ritornata tante volte. Diciamo Africa, però in realtà appunto, come dicevi, ci sono tante Afriche. Che impressione ti ha fatto questo continente e le sue genti? È un po' difficile appunto dire, noi in genere, noi nel senso noi italiani, ma non solo noi italiani, europei, gli americani non ne parliamo, parliamo dell'Africa come se fosse un paese, no? Tanto che esiste anche un blog molto molto bello che si intitola Africa is a country, in maniera ironica, no? Perché naturalmente, cioè, se tu vai in Etiopia trovi una realtà completamente diversa dalla Liberia, per dire, a partire dai lineamenti delle persone, vabbè, la lingua non ne parliamo, le tradizioni, i paesaggi, insomma, l'Africa è talmente, dal Mozambico alla Mauritania, no? Non c'è
niente in comune se non magari il colore della pelle, a volte neanche quello, no? Perché ci sono anche diverse gradazioni di Vero. negritudine, e quindi è talmente, talmente sconfinata che appunto io mi arrabbio, cioè mi arrabbio, insomma, mi viene un po' di disagio quando di fastidio, quando appunto sento parlare in maniera così superficiale dell'Africa, oppure quando non ne sento parlare. Adesso in questi giorni si sta parlando del Sudan, perché appunto è riscoppiato il conflitto fra il governo e i ribelli, però del Congo quando è che ne abbiamo parlato? Quando è stato ucciso il nostro ambasciatore, Luca Attanasio, ma la Repubblica Democratica, giustamente ne abbiamo parlato ed è stata una cosa terribile, assolutamente, ma la Repubblica Democratica del Congo nella sua parte orientale è teatro di una guerra civile dagli anni 90, cioè una delle guerre che ha prodotto più profughi e più vittime nel mondo. Ecco, diciamo che l'unica cosa forse che accomuna tanti paesi dell'Africa è la guerra, cioè oggi se guardiamo una mappa del mondo dal punto di vista delle guerre che ci sono, l'Africa, il continente africano purtroppo detiene il record perché in questi anni le guerre sono aumentate, un po' anche per gli sconvolgimenti dovuti alla fine che hanno fatto le primavere arabe, insomma, il crollo di Gheddafi in Libia ha poi influito molto sulla crisi del Mali, eccetera. Però ecco, un po' anche per i gruppi terroristici, per i ribelli, insomma, penso al Mozambico che la sua parte nord è infestata dal terrorismo, al Burkina Faso, a tutta la parte del Sahel. Quindi sì, ecco, diciamo che le guerre aumentano in Africa e questo è veramente, veramente molto triste, ecco, lo trovo terribile e trovo ancora più terribile il fatto che se ne parli pochissimo, che perché non lo so, perché non ci interessa l'Africa, forse perché noi italiani, rispetto ai francesi e agli inglesi, non abbiamo degli interessi postcoloniali sostanzialmente, avevamo molte meno colonie di loro, e non abbiamo interessi postcoloniali come ce li hanno soprattutto i francesi. Però sì, poi l'Africa, per carità, adesso fammi dire, è fatta anche di tante energie, arte, musica, letteratura, giovani, locali, divertimenti, nelle città. Insomma, io mi sono divertita moltissimo a Kampala, la capitale dell'Uganda, ma anche a Nairobi, insomma, per cui è fatta anche di tantissimi fermenti, ha un'età media molto giovane, è un continente molto giovane, anche per questo che l'Africa è stata toccata meno dal Covid, perché sono tanto giovani e quindi ci sono veramente delle manifestazioni di creatività, che noi in Europa, noi vecchi europei ce le sogniamo, quindi anche questo sarebbe bello raccontarlo e sentirlo e vederlo raccontato. Certo, anche manca, diciamo, un nuovo Kapuscinski, perché lui è stato per decenni il grande cantore dell'Africa, quello che ce l'ha fatta conoscere. È vero. Emanuela, ti auguriamo di essere la nuova Kapuscinski del 2000. Troppo ambizioso. Io, fra l'altro, ho anche conosciuto Kapuscinski. Ho avuto questa fortuna alla fine degli anni 90. Era venuto a un seminario a cui noi giovani giornalisti eravamo accorsi. E sì, i suoi libri mi piacciono molto. E sì, quando ho letto lui, c'è un brano bellissimo, credo sia in Ebano. È quando lui attraversa il parco del Serengeti in Tanzania e a un certo punto gli si para davanti una mandria di bufali e lui deve mantenere la calma perché la macchina deve andare avanti ma non li deve spaventare, no? Insomma, è bellissimo. Da lì io ho detto devo andare nel Serengeti e ancora non ci sono andata. Però sì, raccontare l'Africa però ecco, non è semplice perché veramente quello che dicevamo prima delle difficoltà logistiche che sembra una stupidaggine, in realtà è molto difficile. È molto difficile per noi che andiamo giù a raccontare, immaginati per loro. Cioè l'Africa per esempio, ma giusto per dare un altro dato, ha il record mondiale della mortalità delle donne in gravidanza al parto.
perché spesso non ci sono le strade giuste, cioè non c'è la strada per arrivare all'ospedale, oppure c'è un'ambulanza in tutta la contea e deve fare queste strade sterrate che ci metti 3 ore per fare 90 km, no? E quindi le donne muoiono per queste ragioni che da noi sarebbero veramente, cioè da noi sono inconcepibili. E quindi sì, insomma, c'è sempre anche tanta rabbia quando si va là. Vorrei fare l'ultima domanda parlando delle donne dell'Africa, perché in questi ultimi 20 anni ci sono state delle donne africane che sono arrivate ad avere grande visibilità grazie a premi internazionali e anche appunto al premio Nobel. E ricordo il premio Nobel nel 2011, il premio Nobel congiunto a 3 donne, una è stata la presidente della Liberia che abbiamo nominato prima. E poi una sua concittadina, Lema Gbowee, non so se la pronuncio giusta, pacifista e avvocato, che ha mobilizzato le donne africane contro la guerra civile che ha imperversato per anni in Liberia. Per caso tu hai avuto l'opportunità di conoscerle? No, con Ellen Johnson Sirleaf, appunto l'ex presidente della Liberia, abbiamo avuto dei contatti e avremmo dovuto tenere una conferenza insieme lo scorso giugno con una fondazione americana, la Foundation, ma la signora Johnson Sirleaf in quel momento non stava bene, lei adesso vive negli Stati Uniti e quindi non ho potuto, diciamo, incontrarla anche se solo virtualmente. No, però diciamo che le donne africane che hanno ricoperto appunto dei ruoli importanti sono tante, sono cresciute, sempre poco, però insomma se guardiamo all'Europa anche noi non è che, come dire, abbiamo Qualità. tante, quindi non, insomma siamo più o meno pari. Adesso diciamo che attualmente, allora, la prima presidente in Africa è stata appunto Ellen Johnson Sirleaf, eletta nel 2005. Poi c'è stata Joyce Banda in Malawi, che era vicepresidente, poi insomma è morto il presidente, lei è diventata presidente, ma insomma ha guidato bene, bene il paese. Adesso ce ne sono due tuttora in carica di presidenti, che una è Sahle Work Zewde, che è presidente dell'Etiopia dal 2018. E poi c'è Samia Suluhu Hassan, che è presidente della Tanzania, che anche lei è diventata presidente per la morte del presidente, ma insomma anche lei sembra che stia facendo bene. Poi ci sono state tante, tante, insomma, alcune presidenti ad interim, però insomma di personalità, tu dicevi premi Nobel, insomma forse la prima, la più famosa è stata Wangari Maathai, no? L'ambientalista. Che ha lanciato questo Green Belt Movement per piantare gli alberi. Adesso è morta, ma insomma ha fondato una grossa associazione, è molto, molto importante. Ma poi ci sono state anche personalità negli anni passati, dalle regine dei regni Ashanti, no? Che si opponevano alla colonizzazione, a un personaggio che io amo moltissimo e lo sto studiando. Lei si chiamava, è vissuta nella prima metà del Novecento, si chiamava Gladys Kesley Hayford, e ha vissuto nell'allora Gold Coast, ma insomma in Sierra Leone. È stata la prima a scrivere poesie, letteratura in lingua crio, quindi a scrivere in una lingua che non fosse dei colonizzatori. E con sua madre, Adelaide Kesley Hayford, hanno fondato le prime scuole per le ragazze, cioè loro credevano moltissimo nello studio Educazione. come strumento di emancipazione femminile. E poi c'è una scrittrice, per esempio adesso famosissima, Chimamanda Ngozi Adichie, no? Una scrittrice nigeriana che ha scritto quel libretto molto, molto bello, molto. Sì, dovremmo essere tutti femministi. Poi, vabbè, ha scritto romanzi bellissimi. Io ho adorato Metà di un sole giallo perché parla della guerra del Biafra, che è una cosa di cui tutti abbiamo sentito parlare, no? La guerra del Biafra. Quando eravamo piccoli, Certo. mangia tutto, pensa ai bambini del Biafra che non hanno da mangiare. E sto Biafra ce lo siamo, però io sfido insomma, voglio dire, a chi è un esperto d'Africa a trovarmi qualcuno che sappia cos'è il Biafra e cos'è stato quello. Il libro di Chimamanda Ngozi Adichie, Metà di un sole giallo, è un romanzo meraviglioso. Altri suoi non mi sono piaciuti così tanto, quindi, però questo è fantastico e racconta veramente un pezzo di storia africana molto importante, perché
per capire anche le dinamiche poi di altre parti del continente. Quindi sì, insomma, le donne africane sono, questo per dire che le donne africane sono spesso dipinte in maniera stereotipata come delle povere donne con i piedi nel fango e con le mani rovinate dal lavoro nei campi, analfabete, senza denti, invece, invece no. Ma non sono solo queste personalità che abbiamo citato, ma anche le donne con le gambe nel fango e analfabete, io ne ho incontrate di veramente fantastiche, che veramente stanno facendo moltissimo per le loro comunità, stanno cambiando le cose in termini di diritti, in termini di appunto di educazione, di mandare le figlie a scuola, di non farle sposare da bambine, di combattere contro i matrimoni precoci, insomma, sono loro veramente le protagoniste del loro cambiamento. Grazie Emanuela, veramente un piccolo excursus in un mondo che è appunto molto sconosciuto per noi, che è quello delle Afriche. Grazie, grazie a te, grazie a voi. Ti faccio tanti auguri per il tuo lavoro e voglio ricordare alle persone che ci seguono che se vogliono informazioni sul programma di Donna Reporter e di Woman Pride potete trovarlo sulla pagina Facebook di Donna Reporter. A presto. Grazie, arrivederci. Ciao Manuela. Ciao, ciao.